però non vogliamo ingerire nei processi politici interni di qualche altro paese, tantomeno quello in quello degli Stati Uniti, e vogliamo appunto collaborare con qualsiasi presidente votato e eletto dal popolo americano, anche se non dico che impartono, stanno impartendo a tutti le elezioni, ma secondo voi sono elezioni democratiche del presidente? È giusto, ma guardi un po' lei, ben due volte nella storia statunitense i presidenti sono stati eletti con la maggioranza dei voti appunto degli elettori scelti, alle cui spalle stavano meno elettori. È democrazia, secondo lei? Mentre quando stiamo entrando in dibattito con i colleghi, senza accusare niente, nessuno di niente, ci dicono non dovete inserirvi, siamo abituati a fare così. Allora perché entrate a dare gli ordini a noi? Fate prima chiarezza nei vostri stessi paesi. Ma storno a ripetere, non è affar nostro, anche se il i procuratori stanno impaurentando, dando un po' di paura, lanciando fuori gli osservatori delle organizzazioni internazionali, minacciando anche un po' di carcere. Allora, vabbè, per loro è una questione di abitudine. L'America è forse l'unica superpotenza, ad oggi.